Ben ritrovati dall'Istituto Professionale Edile, l'ente di formazione che da tanti anni cura appunto la formazione dei professionisti e delle giovani maestranze del settore delle costruzioni, dai più giovani con la qualifica per operatore edile alle strutture fino alla formazione tecnica superiore. Ancora una volta vogliamo parlarvi dell'importanza della sicurezza, quindi della formazione non solo al lavoro ma anche a come lavorare in completa sicurezza, e come sempre seguiteci proprio per esplorare un po' questa ripresa dell'anno scolastico tra molti corsi e le molte novità che contraddistinguono le attività di quest'anno dell'Istituto Professionale Edile. All'Istituto Professionale Edile di Bologna sono ricominciati in presenza i corsi per la qualifica di operatore edile alle strutture. Vediamo già alcuni ragazzi all'opera negli ambienti del laboratorio e dei cantieri simulati dell'Istituto Edile. Parliamo proprio di questo, quindi una grande ripresa. Quanto è importante lavorare in presenza in una scuola pratica? È fondamentale, a dir poco veramente fondamentale. I ragazzi hanno ripreso con un grande entusiasmo e si vede proprio il cambiamento anche dei ragazzi che l'anno scorso hanno fatto invece una parte di didattica a distanza. La ripresa in presenza è veramente essenziale per questa tipologia di lavori. Ci sono delle novità a livello di corsi? Che cosa ci aspettiamo da questo nuovo anno scolastico? Abbiamo delle aggiunte nell'organico, quindi sempre nuovi insegnanti e vecchi insegnanti che fanno comunque delle materie nuove, le hanno riproposte con dei progetti molto interessanti, e vediamo che i ragazzi li hanno accolti con grande entusiasmo, quindi vedranno anche la realizzazione di un plastico e di opere molto, molto belle, e finalmente anche delle uscite didattiche e delle visite in cantiere, oltre allo stage naturalmente, che quello è stato un punto fisso e fermo anche l'anno scorso, per fortuna. Qual è la percentuale di occupazione dei ragazzi usciti proprio dalla qualifica di operatore edile? In questo momento c'è una grandissima richiesta sul mercato, tanto che anche la nostra classe in partenza quest'anno è già piena, e abbiamo anche dovuto lasciar fuori dei ragazzi, purtroppo, questo ci dispiace molto, e i ragazzi usciti l'anno scorso sono impiegati oltre il 90%, quindi alcuni ragazzi hanno scelto di proseguire gli studi, ma chi non ha scelto di proseguire gli studi ha trovato quasi subito impiego, anche grazie al nostro servizio di lavoro interno. IPLE è attivo il servizio lavoro che mette in contatto le aziende che offrono lavoro con chi lo sta cercando. IPLE cura i colloqui per l'inserimento nel mondo delle imprese, esplorando la storia formativa e professionale dei candidati, che sono i corsisti FTS, formazione tecnica superiore, i ragazzi FP, formazione professionale, spesso già introdotti in azienda attraverso periodi di stage, e vari utenti segnalati dal centro per l'impiego o provenienti in generale dal mondo dell'edilizia. La peculiarità della nuova edizione del corso di formazione tecnica superiore? Sì, in questa annualità che avrà inizio a novembre abbiamo voluto accentrare l'attenzione soprattutto sulla digitalizzazione, e ormai il BIM è sulla bocca di tutti perché ormai è veramente un'esigenza progettuale. Ma l'altra tematica invece che per la prima volta affrontiamo nel percorso IFTS sono le tematiche green, quindi legate alla sostenibilità. I dati ci dicono che l'edilizia non è esattamente sostenibile, e quindi vogliamo porre l'attenzione a tutte le modalità per smaltire correttamente i rifiuti, riutilizzarli, per creare una sensibilizzazione nei futuri tecnici, i quali appunto dovranno avere la formazione adeguata per poter intervenire in risposta anche a quelle che sono le prescrizioni e le indicazioni
azioni dell'Agenda 2030 della Comunità Europea. Voi che curate la formazione e l'aggiornamento dei tecnici, non solo, insomma, di tutte le figure che ruotano attorno al mondo delle costruzioni, vi aspettavate un cambio così veloce del mondo dell'edilizia? Le tecnologie cambiano veramente in maniera repentina e di conseguenza il settore deve recepire tutto quello che sta modificando veramente con una grande velocità la modalità di costruire, la modalità di ricostruire e di intervenire quindi sull'esistente e soprattutto gli obiettivi che ci vengono dati per fare in modo che le nostre costruzioni siano meno energivore. E quindi è indispensabile che anche il processo delle costruzioni corra esattamente come sta correndo la tecnologia. Quali sono le prospettive future proprio per chi poi fa questi corsi? I nostri partecipanti di solito hanno un'ottima occasione attraverso lo stage e anche prima, magari affiancando un'esperienza lavorativa oltre al percorso formativo, per conoscere nuove aziende, per potersi lanciare nel mondo del lavoro. A seguito dello stage quasi tutti vanno a lavorare, nell'ultimo percorso che si è concluso per scelta solo una o due persone non sono andate a lavorare perché sono tornate all'università, le altre sono tutte impiegate nel settore delle costruzioni, negli studi professionali e in imprese che di solito rappresentano una bellissima scoperta per i giovani tecnici. A cosa ti è servito frequentare il corso Formazione Tecnica Superiore dell'Istituto Professionale Edile di Bologna? Sicuramente per capire come funziona un cantiere anche dal punto di vista pratico e anche, diciamo, dal punto di vista gestionale, ecco, di tutte le sue fasi esecutive. E poi, diciamo, un primo approccio BIM che al giorno d'oggi penso sia una delle cose fondamentali, ecco, da saper utilizzare. Come possono il BIM e l'informatica, quindi la tecnologia, l'uso delle nuove tecnologie, aiutare il mondo dell'edilizia, che è un mondo di lavoro pratico? Sicuramente durante il processo esecutivo l'utilizzo, diciamo, di tecnologie all'avanguardia come per esempio il BIM durante tutto il suo processo gestionale, comunque anche esecutivo, può portare ad una serie di risoluzioni, ossia per quanto riguarda la parte degli imprevisti, quindi comunque una serie di problemi imprevisti vengono comunque risolti grazie, diciamo, all'utilizzo di queste nuove metodologie digitali, quindi sicuramente il BIM facilita su questo. E poi anche per quanto riguarda le tempistiche, perché comunque si riducono notevolmente rispetto, diciamo, alle procedure ordinarie. E sulla sicurezza? Beh, sulla sicurezza anche in questo caso comunque dà un certo rilievo. Devo dire che comunque anche durante le visite in cantiere che ci hanno proposto venivano sempre utilizzati dispositivi di sicurezza all'avanguardia, e quindi questo sicuramente può aiutare per una maggiore gestione di sicurezza del cantiere e poi anche, appunto, per prevedere una serie di imprevisti che non ci dovrebbero mai essere in un ambiente, diciamo, così difficile, anche così pericoloso come appunto può essere quello del cantiere. Sì, scendi giù, se vuoi lavorare su, bisogna fare tutto il ponteggio attorno e dopo puoi salire e lavorare su, capito? Va bene, ok. Facciamo il ponteggio adesso. Prima di salutarvi vogliamo condividere con voi una riflessione che si contestualizza nell'attualità e che riguarda l'utilizzo dei materiali in edilizia. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Il recente incendio del condominio a Milano ha sollevato molti dubbi sulla sicurezza di certi materiali utilizzati in edilizia, alla luce poi soprattutto adesso dei nuovi rifacimenti di facciate proprio con il superbonus 110%. La domanda è: i materiali sono sempre sicuri sia nel loro utilizzo sia poi a lungo termine? Certo, si sta facendo un po' strada l'idea che l'edilizia non sia altro che prendere e attaccare dei pannelli di polistirolo sui palazzi. Non è esattamente così, insomma, e quindi
capisco insomma che il tema del super bonus abbia dato un po' la possibilità a tutti di approfondire questi argomenti, se non altro perché sono direttamente interessati per eventuali interventi su molti edifici esistenti. L'edilizia però è un sistema, è fatto di subsistemi abbastanza complessi, persino nel nostro piccolo, quando insegniamo appunto ai nostri posatori di capotti, cerchiamo di parlare di sistemi del capotto. In edilizia tutto questo è importante, non è così semplice progettare questi interventi, e ovviamente i materiali in edilizia sono tanti, sono migliaia. Questo vale anche per i capotti. Quindi anche tutti i materiali che vengono usati per l'isolamento termico devono essere bilanciati, cioè devono in qualche modo essere analizzati e cercare di capire quali sono i pro e i contro. Questo vale sempre in edilizia. Da quando esiste l'edilizia non ci sono materiali perfetti, ideali. Ogni materiale ha dei vantaggi e degli svantaggi. Del resto gli uomini hanno utilizzato l'amianto per tanto tempo, e purtroppo lo abbiamo utilizzato tanto anche in Italia per decenni, per quanto riguarda l'incendio era in grado di resistere e resiste tantissimo all'incendio. Purtroppo però siamo noi che non resistiamo all'amianto e quindi causa addirittura la morte delle persone. Per cui in edilizia vanno sempre ponderate le scelte, ripeto, anche i capotti di cui si sta parlando tanto oggi e che si stanno anche in quantità costruendo ovunque, possono essere fatti con tantissimi materiali, ci sono moltissimi materiali che sono assolutamente ignifughi. Uno di questi, per esempio, è il gas beton, è calcestruzzo alleggerito autoclavato, è una specie di schiuma fatta appunto con malta di calce che è leggerissima e che è assolutamente ignifuga. Così come ci sono la lana di roccia o altri materiali ancora, appunto, che in genere anche a temperature abbastanza elevate in caso di incendio resistono abbastanza bene. Ma anche i materiali di sintesi o leggeri o quelli che così nella concezione comune sono quelli che prendono facilmente fuoco possono essere gestiti tecnicamente in modo corretto e evitare completamente rischi di questa natura.